molta terra e la crudeltà della primavera e del verde come qualcosa che per divenire, per nascere ha bisogno anche di squassare e di uccidere. Ecco un altro dei temi in qualche modo di questa forma di perturbamento, per usare una parola che è riferita a un altro autore che mi è particolarmente caro. Io stasera mi ero promesso di parlare con voi perché immaginavo di aver parlato avanti con questo libro, però mi sono così sentito veramente definito e messo a nudo da Wilmer e da Alberto che ho davvero poco da dire perché cioè, voglio dire, certe riflessioni che hanno fatto probabilmente avevo fatto anch'io, probabilmente avevo fatto anche in maniera inconscia qualcuna di queste, però mi si sono riconosciuto in maniera incredibile. Quello che voglio dire io su questo libro, oltre a quello che hanno detto Vilma e Alberto, cosa immaginato un'etere, cioè sono poesie di diverso tempo, temporalmente sono diverse, però hanno, secondo me, o almeno ho voluto dare loro un filo conduttore, oltre le riflessioni che hanno fatto sia prima che Alberto, che è questo filo conduttore. E cioè che la vita è un immaginato nettare per me. La vita è qualcosa a cui si anela, si vogliono fare delle cose, si vuole lasciare un segno, si vuole essere determinanti, eccetera. Però molto spesso si rivela assenzio. Le citazioni che ho messo all'inizio di libro, che sono di un pittore famoso, a proposito, devo ringraziare tutti i pittori e gli scultori che mi hanno dato mano, veramente qui stasera a livello presente. Questo pittore è Renzo Vespignani. E io ho scelto due sue frasi, perché oltre che pittore è anche poeta, e fu l'abbaglio di un istante la fede nella vita. Praticamente è immaginato nettare. La fede nella vita fu l'abbaglio di un istante, poi si è rivelato probabilmente qualcosa di diverso. E siccome in questo immaginato nettare, nella vita, gran parte delle nostre dei nostri aneliti è data dall'amore per una creatura di solito di sesso diverso, oppure anche da amore verso, penso, l'arte, la letteratura, la poesia, amore per la natura, eccetera. Dice anche: l'amore si è tuffato nel mio cuore e è annotato profondo per morire. Per me è ancora una volta dire immaginato. Questo immaginato nettare probabilmente l'ha provato, l'ha sentito Jean Palach, fino a che lui sfortunatamente ha visto che era tutto assenso e ha fatto quella scelta che ha fatto anche per dare un'impronta per i suoi successori. Ecco, questo era il discorso che mi ha spinto a fare una cosa che secondo me, al di là delle liriche che sono singole, ognuno ha questo stesso, c'è un discorso comune. Ma ecco, senza tanto essere pessimisti, la vita è questa. Ora c'è mia sorella che mi dispiace di dire certe cose, ma io, per esempio, c'avevo un gatto. Avevo un gatto e che anche per lui probabilmente la vita era un immaginato nettare, perché si parla con un gatto, questo è scemo, è immaginato nettare, perché dunque noi si voleva una gattina, la famiglia mia aveva una gattina. Aveva il pelo troppo lungo, si vede il sesso ancora non era definito, e invece questo era un gatto. Per evitare che morisse, questo gatto è stato castrato. E nonostante tutto viveva una vita felice. La vita per lui era un nettare immaginato. Dopo essere stato castrato, si è scoperto che era epilettico questo gatto. Dio mio, epilettico, prendeva ricorrenti crisi di epilessia. Io ho avuto dei momenti difficili e questo gatto epilettico e castrato veniva a letto con me la sera,
E io consolavo lui probabilmente perché era più letto, io consolavo lui perché avevo momenti di solitudine, forse. Era una vita bella. E questo gatto perché è stato la strada, perché era più letto, Dio buono, ha avuto anche altri problemi, perché era stato avuto dei blocchi renali, perché era più letto, non è riuscito a far fronte all'anestesia totale che hanno fatto, e questo gatto è morto ieri sera. E io voglio dire, ho visto che la vita era immaginata nettare anche per lui, una creatura così, che forse vuole essere, dice poco. Io mi ricordo una poesia di Giuliano qui davanti, che parla di voli d'aquila e di inseguimenti alla donna gatto. Giuliano vuole bene agli animali. Ecco, io quando stanotte sono stato lì a vedere l'agonia di questa creatura, mi sono ricordato bene della poesia di Giuliano. La vita l'ha immaginato meglio. È stato per me, è stato per il mio gatto, voglio dire. Ecco, questo era il senso. Così, attraverso questa metafora, io voglio dare a questo libro. Io non ho niente da aggiungere, vorrei che qualcuno dicesse altre cose a proposito di questo, che è stato detto molto bene da prima e da Alberto in maniera frammentaria da me, perché sono anche un po' emozionato, nonostante l'apparenza. Allora, questa da sempre intravisto mi sembra particolarmente bella, non perché le altre lo siano meno, intendiamoci, ma perché racchiude un insieme di concetti che mi sembrano interessanti. Il titolo la poesia prende il titolo dal primo verso. Da sempre intravisto, gli occhi offuscati da lacrime di nebbia, piccolo lembo di verde e muschio di là dalla rete. Qui, sulla pietraia, nido di serpi, batte a picco il sole, o il cielo è grigio di gelo e nero di grida di corvi. A volte, se amico il vento, alle nari giunge profumo di mirto. Allora aspiri e provi il salto. Ti volti e vedi la tua carne rotta e falda di lana, la tua anima impigliata al filo spinato. E l'ho letta forse un po' troppo lentamente, ma d'altra parte penso che le poesie, se non si leggono a certa lentezza, non si assimilano, non si sentono nemmeno. Ne rimane un po' così un'idea abbastanza generale. Ecco, ora io non voglio commentare più di tanto, però ecco, spiego semplicemente il motivo per cui l'ho letta. A me piace, ho detto prima, mi piace molto, mi piace il ritmo, la costruzione proprio di questa poesia che parte lenta, calma, da sempre intravisto, gli occhi offuscati, piccolo lembo, è un paesaggio molto sereno, molto tranquillo. Si cambia subito alla seconda strofa con questo qui sulla pietraia, nido di serpi, batte a picco il sole, il grigio di gelo, il nero grida di corvi. Il paesaggio è cambiato completamente, ecco, da una strofa all'altra si è ribaltato tutto. E poi bene ha messo, secondo me, Mario, questa strofa piccolissima. Allora aspiri e provi il salto. Ecco, questo penso che sia il tentativo che ognuno di noi fa, vorrebbe fare, ha fatto, pensa di fare in futuro, quello di passare al di là di qualche cosa che non so, penso faccia parte dell'immaginato nettare. E poi ti volti, c'è anche una conclusione, quindi la costruzione da questo punto di vista, proprio anche narrativo se vogliamo, mi sembra completa. Ti volti e vedi la tua carne rotta, e falda di lana la tua anima impigliata al filo spinato. Quindi questo passaggio è avvenuto, questo salto è stato compiuto, ma il dolore c'è stato, la rottura è avvenuta. Ecco, credo, non so se sbaglio, ma insomma mi sembra che questo sia un po' l'idea della vita che forse ormai.